Una valanga di soldi. Tanti che non basterebbero 10 vite normali per accumularli. Barbara D'Urso ha decisamente fatto fruttare al massimo il suo talento. Il suo addio a Mediaset ha fatto molto scalpore. Dalla diffusione della notizia ad oggi sono stati tantissimi i messaggi da parte di telespettatori e colleghi arrivati in sua difesa. Dal giornalista Claudio Bracchino a Patrizia Rossetti. Da Gerry Scotti a Nike Rivelli che, più degli altri, ha usato toni duri contro Mediaset. Racconta. Ogni giorno c'è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio 5 aveva il massimo dello share. Oggi, all'improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all'azienda. L'azienda non lo rinnova. Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori. Barbara D'Urso, in 4 anni avrebbe guadagnato 15 milioni. Che, nel bene o nel male, l'hanno avuta in casa per 30 anni. Allora quei tanto osannati programmi di Barbara D'Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi. L'abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un addio a coloro che l'hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava. Se Barbara D'Urso ha fatto la fortuna di Mediaset, anche Mediaset ha arricchito Carmelita. Tanti soldi. Come recita l'indovinello di Dagospia pubblicato nei giorni scorsi. Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco. Negli ultimi 4 anni ha ottenuto un cachet complessivo di 15 milioni di euro. Sì, 15 milioni di euro. Di chi si tratta? Recita l'indovinello proposto da Dagospia. La soluzione, stando a quanto riporta fanpage.it, è molto probabilmente Barbara D'Urso, recentemente defenestrata da Mediaset dopo anni alla guida di Pomeriggio 5. Non sarebbe finita qui, perché, sempre fanpage apprende che i 15 milioni sopra citati diverrebbero 45 se si guarda agli anni trascorsi a Mediaset.